siamo allo stand della Impianti SPA, che è comunque partner di Huawei, certo. E siamo alla SMAO 2014, voi quindi vi occupate, e mi dicevi, di infrastrutture di rete e tutto quello che gira intorno appunto all'IP, quindi partendo dal cabling data center, apparati di rete, tutto quello che è prodotti ICT. Vogliamo dare, prima di parlare di Huawei, i vostri recapiti, l'indirizzo, riferimenti? Noi abbiamo 3 sedi in Italia, una sede principale vicino a Milano e poi abbiamo una sede qua a Roma in Piazza del Popolo, e quindi operiamo poi su tutto il territorio nazionale con i principali operatori come telco, quindi come carrier, e chiaramente poi sul mondo della pubblica amministrazione e large enterprise. E il sito principale? Il sito della società è Impianti SPA, quindi www.impianti.eu. Ecco, allora parlavamo appunto per allargare il discorso di questo vostro importante partner, qui abbiamo proprio il loro logo, no? È Huawei, questa azienda enorme cinese che adesso sta entrando anche nel settore mobile, però tu mi spiegavi che nasce come leader, no? Certo, assolutamente, in questo momento leader del mondo ICT, mondo delle infrastrutture, dalle centrali, nasce dal mondo degli operatori telefonici, quindi dalle centrali di rete e tutti i nodi, apparati di router eccetera eccetera. Oggi Huawei è leader nel mondo dell'information technology, è normalmente su tutti quelli che possono essere i prodotti, dagli switch, router, wireless, telefonia eccetera eccetera, è a livello mondiale tra il primo e il secondo posto. E quindi trovata naturalmente. È assolutamente, oggi quello che vedete voi con la pubblicità che vedete sulle strade o con gli ultimi terminali che prima Huawei costruiva per conto terzi, diciamo Vodafone, brandizzati, oggi ha deciso di lanciare un brand conosciuto prima solo da, diciamo, le persone del mestiere delle information technology. Oggi Huawei lancia pubblico dominio, certo, pubblico dominio, un po' come hanno fatto anche altri player che hanno poi sono diventati leader consumer, no? Lato consumer, come del resto noi abbiamo lavorato anche per altri brand, cito Samsung nel passato, che ha lanciato dei prodotti che poi sono andati nel televisore, nello smartphone, che oggi hanno creato un brand conosciuto al grande pubblico. E quindi appunto Huawei è in forte crescita, anche in Italia si sta sviluppando parecchio. Sì, assolutamente. Prezzi economici, possiamo dirlo, ottima qualità prezzo. Sì, no, diciamo che la cosa importante di Huawei, proprio per queste premesse che vi ho raccontato, è il fatto che Huawei non è, lasciatemi dire, il prodotto cinese economico. Infatti tutti i miei amici dicono quello poi alla fine. È un errore. Un'azienda solida, insomma. È un'azienda che fattura oltre 30 miliardi di euro, ha oltre 77 mila dipendenti, in cui 50 mila sono ricerca e sviluppo. Quindi stiamo parlando di numeri che nessun altro oggi, ma parlando anche di quello che fino a poco tempo fa era Cisco, che era il market leader, qua i numeri di Huawei stanno esplodendo. E ricordo che ha realizzato anche, ho visto su Wikipedia qualche mese fa, il cellulare più sottile al mondo, no? Assolutamente, ma fate conto che poi oltre il cellulare nel mondo, non so, dei prodotti microonde, sì, questa roba qua, ponti radio, Huawei è leader, cioè numero uno. Ho visto che vendono anche, non so, router, no? Assolutamente. Cioè i principali operatori, tutti i principali operatori che non cito ma li potete immaginare, quindi sia dall'operatore principale italiano e agli altri, tutti in questo momento utilizzano la maggior parte apparati router Huawei, quando fino a poco tempo fa il dominio era di un altro player. Quindi insomma sentiremo parlare ancora sempre di più di Huawei. E più un'altra cosa importante, citerei anche per far capire una cosa interessante anche per il pubblico, è che Huawei investe in Italia, ha un centro sviluppo e ha oltre 600 persone attive, ha un centro a Milano, vicino a Milano, dove c'è l'eccellenza del microonde a livello mondiale, gente italiana, quindi stiamo parlando di oltre 300. Qui a Roma, proprio qui vicino alla Fiera di Roma, abbiamo visto un palazzo. Ci sono più palazzi, c'è un campus qua dove c'è anche l'headquarter per il Sud Europa, quindi è un'azienda che tra l'altro investe in Italia e paga le tasse anche in Italia, quindi è una cosa che, a differenza di altri che hanno magari... Li vogliamo nominare, se ne è parlato tanto, Google, io lavoro soprattutto, e come tutti tanti altre aziende, lavorano grazie a Google, a YouTube, che
che è di Google, però è una realtà che comunque Google è a sede in Irlanda e quindi non paga l'IVA, diciamo, in Italia. Se ne è parlato con la web tax, la Google tax, Huawei, che poi è rientrata. Invece Huawei ha deciso, visto questo, dare fiducia anche all'Italia. Assolutamente. E quindi la sua presenza porta soldi all'Italia proprio attualmente. Ti ringraziamo, grazie, interessante. Ciao. Complimenti.